Ogni famiglia sogna di vivere nel lusso e nel comfort. Ma solo quella ricca ha questa opportunità. E quella povera può solo guardare. Prendi questo. Ah, ti sta bene. Sta giocando da 4 ore, vai a parlarle. Tesoro, so che sei entusiasta dei tuoi nuovi occhiali VR, ma non puoi giocare così tanto. Prendi questo, brutto verme malvagio. Tesoro, stai bene? Non ho visto arrivare l'attacco. Beh, ho cercato di parlare. E che facciamo adesso? La famiglia povera non ha soldi per gli occhiali VR, quindi devono usare la loro immaginazione. Che peccato! Il computer è di nuovo rotto, non carica i giochi. Non arrabbiarti, mi inventerò qualcosa di più fico dei giochi per computer. Ah, con cosa potrei fare i costumi? Ho un'idea. Papà, questo è davvero davvero fico! Sembriamo dei veri cosplayer! Che la battaglia dei clan abbia inizio! Prendi questo pugno, barbaro selvaggio! Cosa? C'è un buco nelle mie tende? Se i ragazzi hanno fatto questo, sono finiti! Voi due, come avete potuto tagliare le mie tende preferite? Caro, hai dimenticato quanto tempo abbiamo risparmiato per averle? Cosa diavolo stai indossando? Ti comporti come se fossimo dei milionari! Sembra che in questo gioco il capo principale e più pericoloso in giro si sia rilevato essere una madre infuriata. Pensaci tu! Ora ci penserai prima di rovinare le cose per i tuoi stupidi giochi! Papà! Qual è il problema, Lucy? Nessuno dei miei smartphone riceve il segnale, nemmeno l'ultimo modello! I miei amici non possono raggiungermi, questo non è un problema per il papà ricco. Avere buone connessioni è il privilegio di tutte le persone ricche. Professor Powell, gli smartphone della mia preziosa figlia Lucy non ricevono il segnale, faccia qualcosa, me ne occuperò in un minuto. Non devi preoccuparti, è un vero genio. Ta-dan! Vi presento il mio ultimo progetto satellitare. Meraviglioso! Controlla lo smartphone. Sì, funziona. Grazie mille, papà. Pronto? Wow, il satellite esclusivo si è rivelato così potente che la rete potrebbe funzionare troppo bene. Papà, il mio smartphone si è rotto. Non piagnucolare così, il tuo vecchio è un tuttofare. E sa anche aggiustare uno smartphone. Non credi a tuo padre? Guarda e impara. Non farlo. Sta solo scherzando. Prendiamo una di queste cose. Bam! Ah 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 ah, ci sei cascato di nuovo! Ah ah ah. Papà, i tuoi scherzi mi spaventano! Il povero papà lavora come un vero maestro! Ma che cosa ne verrà fuori? Il tocco finale! Ora vado a lucidare questo! Aspetta, fermati! Bene, il più è fatto! E che tipo di misuratore di radiazioni è quello? Congratulazioni, hai solo peggiorato le cose! Non preoccuparti, puoi avere il mio, quello fisso. Non mi ha mai deluso. Wow, non ho mai visto uno di questi prima d'ora. E funziona anche. Grazie, papà. Quando vuoi, figliolo. Fare soldi a volte è così faticoso. E io riposerò mentre tutte le cose necessarie sono fatte da queste costose tecnologie. Ora sarà tutto pulito e fresco qui dentro. Oh, tesoro, vieni qui, mi sei mancata! Oh, che succede? Credo che l'orologio sia rotto. Santo cielo, la TV sta fumando! No, no, no! Oh! È la rivoluzione delle macchine! La povera famiglia povera non può permettersi elettrodomestici costosi, quindi i lavori di casa li fa il figlio. Grazie, Josh. Allora, con cosa sei occupato? Leggere fumetti, dammi qualcosa da bere. È così carino, vero? Crescerà e diventerà un bravo aiutante, sì? Davvero, che faremo senza di te? Ecco!
Salute! Polvere? Josh, come hai permesso che accadesse? Ho delle allergie, pulisci! Andiamo, figliolo, e poi pulisci il pavimento, ma sono stanco! Non è un grande problema, pulisci bene! Sai cosa? Lascia stare! Fa tanto caldo qui dentro! Josh, avanti, fai aria! Con cosa? Pensa a qualcosa! Questo è perfetto! È come se soffiasse brezza marina! Ottimo lavoro, figliolo! Non male, non male! Hai fatto un buon lavoro! Mi fa piacere, signore! Ma stia attento ai fili, sono veri! È un piacere fare affari con lei! Un bonus sarebbe molto apprezzato se è soddisfatto! Certo, dovrebbe essere sufficiente! Lucy, ho un regalo per te! Wow! Ora posso anche giocare nella vita reale! Un papà ricco può ricreare l'ambiente di Among Us! Papà, ti voglio tanto bene! Che stai facendo? Perché è lì dentro? Così possiamo giocare senza i nostri genitori e nessuno ci disturberà! Anche la famiglia povera ha deciso di giocare ad Among Us! Sento il tuo odore, non riuscirai a scappare! Potere superiore, aiutami! Non puoi scappare da me! La toilette? Di sicuro non potrà seguirmi qui dentro! Josh, vieni fuori! So che sei lì dentro! Ho aspettato così tanto questo momento! Cosa stai facendo? Hai deciso di mangiare una barretta e non condividere? Che ragazzino avido! Non è così che ti abbiamo cresciuto! Finalmente! Grazie per il tuo aiuto, tesoro! Stavo giusto per dividere questa barretta tra noi tre! Ora ce n'è abbastanza per tutti! Phew, è stata dura! Tesoro, apri la cassaforte! Papà, lascia che ti aiuti! Ben fatto! L'iniziativa è incoraggiata! Ecco qua! Questa volta ci sono più borse del solito! Soldi, soldi, soldi miei! Abbiamo un problema! I soldi non entrano più nella cassaforte! Mi sembra che mi cadano dalle mani! La famiglia ricca ha così tanti soldi che non sa più dove metterli! Sono a casa! Fate spazio al capofamiglia! Il nostro stipendiato è tornato, accomodati! Com'è stata la tua giornata? Ti faccio vedere una cosa che ti sconvolgerà! Per una famiglia povera, anche 5 dollari sono una fortuna! Sono davvero 5 dollari! Che ne è dell'educazione, Josh? Togli il cappello! Sì, dobbiamo mostrare un po' di rispetto per i soldi! Finalmente avremo un pasto come si deve! Oh no, riprendila! Quale azienda dovrei comprare oggi? Devo chiamare gli investitori. Sì, sì, sarà proprio come abbiamo detto. Oh, aspetta un attimo. Ti sto ascoltando. Wow, questo trench è perfetto. Lo chiederò a papà. Papà, guarda cosa voglio. Me lo compri? Va bene, Lucy, te lo compro, ma non disturbarmi. Grazie, sei il migliore. Allora, di cosa stavamo parlando? Eravamo d'accordo sull'importo esatto? Papà, che cos'è? Uno scherzo? Cos'è questo? Ma stai benissimo, cosa c'è che non va? Non mi ascolti mai. Tutto quello a cui pensi è il tuo lavoro. Perché mi hai fatto diventare la proprietaria di questa rivista? Non è quello che ti ho chiesto. Oh, cos'ho qui? Una rivista di moda? Fantastico! Figliolo, cosa stai leggendo? Mamma, voglio lo stesso vestito! Fammi vedere! Ti sta bene, ma non abbiamo abbastanza soldi! Ho un'idea! Prendi questo pezzo della mia camicia! Si abbinerà alla giacca! La giacca? Sì, la giacca di papà è nascosta nella federa, tirala fuori. È di quando papà era giovane. Considerala vintage.
Ora alzati e provala. Calza perfettamente. Quasi dimenticavo, ecco, al posto della cravatta. Per i poveri, a differenza dei ricchi, non è così facile assomigliare alle copertine delle riviste. E in quale famiglia sarebbe più interessante vivere? Una famiglia ricca o una povera? Scrivilo qui sotto nei commenti. Ti è piaciuto il video? Se ti è piaciuto, metti un like e fai clic sulla campanella. A presto!